Salve ragazzi, benvenuti su Pino di Luzio. Oggi vi voglio portare una notizia, diciamo, che come avrete già appreso dai giornali, e vi voglio soltanto dire che il mondo del jazz purtroppo piange la scomparsa di una delle più grandi stelle del jazz stesso, che è Dave Brubeck, colui che nel 1954 riuscì come secondo personaggio del jazz a conquistare la copertina della rivista Times dopo Louis Armstrong, quindi estromettendo quello che il jazz veniva associato a quello che era il mondo afroamericano. Sì, un americano puro della California conquistò la copertina del Times e portò alla ribalta il mondo del jazz ad un gradino ancora alto quanto quello di Louis Armstrong, se non ancora di più, soprattutto con il grande successo di Take 5, che nel 59 vendette milioni e milioni di copie e fu una di più canzoni che ancora oggi, se voi andate ad ascoltarla su YouTube, sicuramente l'avete ascoltata da qualche parte, perché viene presa e ripresa da tutte le parti nel mondo, sia dei spot pubblicitari che nel mondo delle sigle, colonne sonore di film o quant'altro, insomma, o radio che fa musica un po' particolare. Logicamente lui andò alla ribalta su questa canzone con Paul Desmond, che era il suo sassofonista, e con lui ha fondato un suo quartetto che si sciolse nel 67. Poi nel 69 si ritirò per fare musica da solista, sia per comporre musica classica che continuare a fare pezzi jazz, e ebbe influenze e influenzò anche il mondo del pop nel suo modo di fare musica. Logicamente lui da giovane veniva giudicato come una persona che era molto influenzato nel comporre musica da Chopin, e lui rispose per le rime dicendo: "Guarda che il mio maestro Art Tatum, lui stesso che mi insegnò la musica, anche lui amava tanto Chopin", quindi non c'è da sbalordirci se uno apprezza Chopin e cerca in qualche modo comunque sia di fare musica che possa far riprendere le sonorità di Chopin, anche se tanto di cappello chinava la testa a un maestro del genere. Logicamente, se vi rammento faccio questa piccola parentesi di come nella sua adolescenza i professori del liceo che gli insegnavano musica gli dissero che gli avrebbero dato il diploma, ma con la promessa che lui non doveva insegnare pianoforte perché aveva problemi alla vista e che quindi, non riuscendo a leggere delle partiture, non poteva insegnare jazz. Okay? Lui a questo rispose: "Va bene", andò alle Ardenne nella Seconda Guerra Mondiale, dove continuò a coltivare la sua passione del jazz, e quando ritornò dopo la guerra prese il college e diventò quello che vi ho detto poc'anzi. Logicamente quello che voglio dire è come per tutti del resto, come tutti comuni mortali, successe che naturalmente a Brubeck la vita gli regalò purtroppo un ghigno malizioso, nel senso che per una manciata di ore non gli hanno data la possibilità di accendere la sua 92esima candelina, dato che lui fino agli ultimi giorni fece musica in giro per il mondo, insegnò musica in giro per il mondo, ma il suo cuore si fermò. Dave Brubeck, sei un mito.